vari mesi dell'anno in questa nostra amatissima valle. Stefania ha portato il Cervino ovunque nel mondo, sta vincendo premi in ogni paese e noi siamo molto orgogliosi di averla come grande amica del paese. Benvenuta. Essere intervenuti a questa proiezione. Il mio ringraziamento questa sera va in modo particolare al Comune di Valdonance che ogni anno mi accoglie qui come una vera e propria valdostana, anche se io sono piemontese originaria. Ma un ringraziamento speciale va a questa mia cara amica Adele, perché senza di lei non avrei potuto cogliere tutti gli aspetti emozionanti che la Valdonance regala in qualsiasi stagione dell'anno, come vedrete a breve, soprattutto nella stagione invernale. Alcune di queste foto sono state recentemente pubblicate su un libro a Francoforte e uscirà anche ad Aberdeen. Su Amazon sarà disponibile a settembre nella collana Himmelblau, Cielo Blu. Per una rassegna fotografica e artistica internazionale, io sono orgogliosa di aver rappresentato non solo l'Italia, ma anche la Valle d'Aosta e questa vallata. La proiezione è articolata in quattro parti, verrà intramezzata con brevi letture. E inizia con Regale Primavera, verrà accompagnata dal sottofondo delle musiche di Vivaldi, delle quattro stagioni. È difficile a Cervini a parlare di una primavera vera e propria, perché l'inverno è molto lungo, ma tuttavia la primavera viene simboleggiata dai fiori, nel primo piano dei fiori che sembrano inchinarsi davanti alla maestosità del Cervino. Dal risveglio della natura, accompagnato dai germogli nei pressi della chiesa degli Alpini e dell'area picnic di Cervinia. Dal disgelo del lago blu, dove l'acqua assumerà delle tinte dallo smeraldo all'azzurro, si passerà in termini scientifici dall'ipoligno al termocrino all'epilino, e tutti gli organismi lacustri potranno ricavare il nutrimento dal sole che brilla sull'acqua. La primavera sarà il risveglio dell'amore tra gli animali, un amore che si diffonderà lentamente, piano piano, come vedrete poi nella fase successiva, estatica. Io vi auguro una buona visione.